Bon dì, cari amici della Maratona Veneta, la parola è ancora, la parola me. Allora, quando che tante volte parliamo del Veneto, diciamo, gli dice, ma il Veneto ha le stesse parole dell'italiano. Questa qua è una delle parole che in Veneto è la ghesè e la ghesè anche in italiano. Il problema però è che ha un significare, anzi questa ha due significare completamente differenti da quei che ha la stessa parola in italiano. Mi spiego. Allora, facciamo un esempio. Come si può parlare sto me? Prima di tutto è un aggettivo possessivo, è il me gato. No? Di chi sia il gato? De mi. Seconda roba è un pronome. No? Non so, Ioani e il Mevarda. Chi sei che il Varda? Il Mevarda mi. Perfetto. Allora, facciamo l'esempio. Il me gatto. Cosa sei che fa? Il me barda. Un'altra opzione, la sede ci appare il pronome ed è metterlo su una infinitiva o su una perifrasica che dopo all'infinito. E metterla in fondo all'infinito. Per esempio, il megato, il se drio vardar me. Ecco qua. E ora, sta roba qua, la se un possessivo. Il gato, le mio, le mi. Cosa sei che il fa sto gato o chiunque altro? Il me varda. Perfetto. O il se drio vardarme. Allora, ha un sostantivo che sta a un nome, che sta vicino a un aggettivo, invece il pronome che sta al posto, diciamo, di un sostantivo, e va vicino con un verbo. E ora, in Veneto, se apparentemente, fonologicamente, la stessa pronuncia, ma a gado funziona completamente differente, va bene? Che le si capisce però dal contesto, perché per forza, se l'è un aggettivo, le picca a un sostantivo, e se l'è un pronome, le è darente a un verbo. Boh, ecco. Una roba importante, confrontiamo con l'italiano, come sarisse in italiano? Lo scrivo sotto per differenziare. In Ita e saria il mio gatto mi guarda, oppure mi sta guardando, oppure sta guardandomi. Qua assomiglia a letteraria, ma la seguo così. E allora vedi che quello che in Veneto è la stessa parola apparentemente, che ha la stessa apparenza, in italiano, di fatti, è una roba differente. Quello che parla il Veneto è me, per l'italiano è mi. Ma il Veneto è gasà, è gammi, che mi ho fatto il video sulla parola mi. No, e seria, praticamente, non so. In Veneto potrebbe essere vien con mi. In italiano come si dice? Vieni con me. E ora vedi che qua c'è un'altra roba ancora e è quasi come che il Veneto, diciamo, il scambiasse. Insomma, capivo che c'è tutta un'altra roba, sebbene che somiglia che le parole si ti stesse. Bon. E ora, già con questa informazione qua, dovremmo essere a posto. Una roba importante, sto me qua in certe zone viene farà anche al posto della seconda, della prima plurale come pronome. E donca, non so, è il megato e il nevarda, cioè il nevarda no antri, è il megato, il mio, il gatto, e il nevarda tutti i do, sia mi che ti. Boh, perfetto. E sta roba qua se è un fiastramba, perché qualcuno dice è il megato e il mevarda tutti i do no antri, ma se è me. L'indica la prima persona singolare. Invece il ne varda o il se drio vardarne è a prima persona plurale, quello corretto. Attenzione che se qualcheduno che dice il ce varda, sta roba, la se una porcheria, eliminare, buttare via, no, non entra niente. A se questo qua, sta roba qua sì, che a se di Aeto Veneto. Donca, anzi, sì, un italianismo dentro il Veneto. Il cevarda non esiste, è il nevarda. No? Cevarda vuol dire doparare il C italiano, venetizzarlo sbassando a vocale,
ma in realtà aver creato praticamente un obbrobrio abbastanza brutto. Tanto sai che il parlante medio, quel sente sta roba qua, il drissa e regge, e magari che vi un po' anche del giramento. Sì, non avevi visto a che altezza che ho fatto il giramento, intendevo qua, insomma, no, fate il giramento de panza perché sentire il cegadito e se un fia doloroso, ecco, vabbè, boh. Avete visto che è importante che sei analizzare le nostre parolette, perché quando diciamo mi so parlare veneto, sì, ho capito, tutti, no tutti, ma qui che parla veneto, ma non basta, conoscere la propria lingua vuol dire, cioè pari ma appena saperla scrivere e come precondizione necessaria, una scrittura stabile e ragionata, la una precondizione necessaria per dopo andare in te a lingua con gli strumenti giusti per cominciare a vedere come che la sei e l'altra capisci per davvero, va bene? Boh. Anche a Pancò l'abbiamo fatto, tolgo la forfe, aspetta che metto solo che lo scrivo per andare per me. Ecco qua, episodio 91 fatto, che ne manca 9 per la nostra maratona meta, e altri se vedremo ovviamente domani.